Ciao ragazzi, allora, come ho detto nel video precedente, basta fare video stupidi, idioti, dove parlo, cioè dove vi faccio vedere co cosa faccio nella mia vita, ma d'ora in poi parlerò cos'è l'amicizia per me, la vera amicizia, cioè il significato. Il vero amore oppure cosa significa per me il Natale? Sì. Allora, in questo video parlerò cos'è per me l'amore, cosa significa per me l'amore. Allora, ovviamente non so cosa significa per me l'amore perché cioè nessuno sa cosa significa il vero significato della parola amore, ecco. Perché, cioè, sì, quando hai un ragazzo dici ti amo, amore mio, cose del genere, ma sai almeno il significato? Che cosa significa la parola ti amo oppure amore? Ecco, no, quindi se non sai il vero significato non lo puoi dire. Invece se sai, ok, vai avanti con la tua vita. Cioè, sì. Poi io dico sempre che pizza che non un ragazzo. Allora. Tutti dicono perché vediamo in giro le coppie che si baciano, cose del genere, parlano, si abbracciano e voglio pure io un rapporto così con il mio ragazzo, ma purtroppo io non ce l'ho. E va bene così perché nella vita si può essere felici anche non avere un ragazzo, senza un ragazzo, ecco, perché meglio essere soli che soffrire per un ragazzo che ti avrà fatto qualcosa, ecco, perché io ci sono già passata in questa situazione e non è una cosa bella, ve lo assicuro. E penso che non sono l'unica che abbia passato in questa situazione. Quindi non vi demoralizzate perché non avete un ragazzo. Andate avanti con la vostra vita tranquillamente senza soffrire per un ragazzo, perché se soffrirete è peggio. Sì, allora io ci sono passata già in questa situazione. E sono stata malissima, però pian piano mi è passata sta cosa. Sì, quindi vi capisco. E che è quel coso? Ah, niente. E penso che anche i vostri genitori avranno passato questa situazione, perché non solo noi che non capiamo, anche loro ci capiscono e ci aiutano. Se abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, perché sì. E comunque, se dovete trovare proprio un ragazzo, trovate un ragazzo che vi ami, non per fare qualcos'altro, ok? Ecco, perché come sappiamo tutti, i ragazzi vogliono solo, ecco. Quindi state attenti a scegliere il ragazzo che vi interessa, non cioè non scegliete solo per fare, ma scegliete perché lo amate con tutto il cuore, che a voi vi piaccia il suo carattere, la sua personalità e ovviamente anche lui deve piacere la vostra personalità e il vostro carattere. Sì. Se no, lasciatelo perdere perché è inutile, è un caso perso. Ecco. Poi un'altra cosa, non fatevi prendere in giro da loro perché poi soffrirete e ci starete malissimo. Lo so, alcuni avranno già passato questo momento bruttissimo e io ci sono, pure io ci sono passata. Ecco, quindi sì. Non so chi starà guardando questo video, però guarda, tipa o tipo. Non. Se vi fa soffrire, lasciatelo perdere o lasciatela perdere. Allora, ragazzi, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto l'argomento di cui ho trattato oggi. E chi non si è ancora iscritto al mio canale e chi è la prima volta che gli è capitato questo video davanti alla faccia, iscriviti al mio canale così vedrai ogni giorno un video nuovo e ogni argomento nuovo di diverso tipo. E niente, se ti è piaciuto questo video, a voi, mettete mi piace
ovviamente, se vi è piaciuto, se no, no. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!